presto Gesù ritornerà con gloria e con potenza in attesa di questo giorno abbiamo cantato nel 443 che il Signore ci parla e ci guida con la sua parola e questa sera vogliamo ascoltare con tanto interesse pregando che il Signore ci aiuti a metterlo in pratica ogni giorno della nostra vita e do spazio al fede Loione per portare il messaggio e la parola del Signore prego Fredero. Gloria al Signore vogliamo leggere insieme nel libro dell'Ecclesiaste Libro dell'Ecclesiaste, capitolo 9. Leggiamo dal verso 11, leggeremo fino al verso 18. Io credo che non sia superfluo se ancora questa sera ricordo che mentre leggiamo preghiamo il Signore. Alleluia. Gloria al Signore. Dice così l'ecclesiaste o il predicatore, io mi sono rimesso a considerare che sotto il sole per correre non basta essere agili, né basta per combattere, essere valorosi, né essere saggi per avere del pane né essere intelligenti per avere delle ricchezze, né essere abili per ottenere favore, poiché tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze. L'uomo infatti non conosce la sua ora, come i pesci che sono presi nella rete fatale, e come gli uccelli che sono colti nel laccio, così i figli degli uomini sono presi nel laccio al tempo dell'avversità, quando essa piomba su di loro improvvisa. Ho visto che sotto il sole, anche questo esempio di saggezza che mi è parsa grande, c'era una piccola città con dentro pochi uomini. Un gran re le marciò contro, la cinse d'assedio e le costruì contro dei, dei grandi bastioni. Ora in essa si trovò un uomo povero e saggio, che con la sua saggezza salvò la città, eppure nessuno conservò ricordo di quell'uomo povero. Allora io dissi, la saggezza vale più della forza, ma la saggezza del povero è disprezzata e le sue parole non sono ascoltate. Le parole dei saggi ascoltate nella tranquillità valgono più delle grida di chi domina fra gli stolti. La saggezza vale più degli strumenti di guerra, ma un solo peccatore distrugge un gran bene. Sono parole di riflessione che appunto l'ecclesiaste fa nel considerare anche vari aspetti della vita, penso che tutti abbiamo letto qualche volta questo libro, le considerazioni che l'ecclesiaste fa su tante situazioni della vita umana e gli arriva a concludere che tutto è vanità, un corre dietro al vento, eh, per poi finire il ragionamento del discorso anche quando invita il giovane a godere della vita che ha davanti, ma a non dimenticare che per tutte queste cose, per ogni cosa, eh, siamo chiamati poi a rendere conto a Dio. Egli poi conclude il suo discorso, il suo parlare con questa affermazione. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Dio infatti farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene sia male. Quindi egli eh, arriva a questa considerazione che per quanto l'uomo si affanni, per quanto l'uomo si impegni, per quanto l'uomo abbia anche risorse, capacità, senza la grazia di Dio, possiamo dire, questa sera, senza la guida di Dio, senza la presenza di Dio, tutto diventa un correre dietro al vento, diventa vanità, eh? tutto in qualche modo è, è diventa incerto, insicuro, ehm, senza senso, quello che dà senso alla via dell'uomo è proprio la presenza di Dio. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti. E appunto nel riflettere questo, nel fare queste riflessioni, l'ecclesiaste più volte fa menzione della saggezza, della sapienza. E ne fa menzione così come lo stesso scrittore ne fa menzione proprio nel Libro dei Proverbi, quando appunto parlando della sapienza... Eh, non ci presenta quella umana, quella possiamo dire carnale, eh, quella appunto espressione dell'io dell'uomo, ma una sapienza diversa, una sapienza che viene dall'alto, una sapienza anche person personificata, se noi leggiamo eh, Proverbi di capitolo 8 abbiamo la personificazione della sapienza eh, che poi ci viene presentata nel Nuovo Testamento in modo chiaro, preciso e proprio evidente nella persona e nell'opera di Cristo Gesù. Infatti l'Apostolo Paolo, quando scrive la sua epistola ai Corinzi, parlando appunto del, degli sforzi che l'uomo eh, ha compiuto o che cerca di compiere per conoscere anche Dio, per arrivare a conoscere Dio, eh, dice l'Apostolo, eh, Dio ha fatto perire la sapienza dei saggi, eh, annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza del mondo? Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. Predicazione che consiste proprio nel messaggio dell'Evangelo, nella buona notizia, che Cristo Gesù è morto per i peccatori ed è risorto affinché chiunque crede in lui non perisca abbia vita eterna. Perché grazie a quello che Cristo ha fatto, possiamo dire questa sera che Egli ci ha liberato eh, da quel giudizio, da quell'assedio, da quella condanna che gravava su di noi che qui l'ecclesiasta rappresenta, proprio, proprio la personifica tutto questo, proprio in questa piccola città, con dentro pochi uomini, verso la quale un gran re le marcia contro, la cinge d'assedio e costruisce contro di lei dei bastioni, però la città viene salvata da un uomo povero saggio un uomo povero e saggio noi ci ricordiamo anche di un evento che assomiglia moltissimo a questo aneddoto che l'ecclesiaste presenta ci ricordiamo quando Abel quella città no? che permise a quell'uomo ribelle che si era ribellato a davide che aveva espresso ostilità verso Davide, il re, si era rifugiato presso la città di Abel e Joab le marciò contro, la, la, eh, mise l'assedio alla città e, e lì, anche lì, eh, in quel caso una donna, una donna saggia, salvò la città, eh, salvò, risparmiò, fece sì che quella città fosse salvata risparmiata. Questo appunto per ribadire quanto è importante la sapienza, quanto è importante appunto quella sapienza che Dio ci ha fatto conoscere in Cristo Gesù. Quest'uomo povero, eh, oppure quella donna saggia, eh, un uomo povero non è considerato non è apprezzato, eh? perché gli uomini chiaramente valgono le cose secondo il loro criterio, ma quell'uomo povero con la sua saggezza salvò quella città. E fratelli e sorelle, vogliamo ricordarci che prima, per quanti hanno conosciuto la grazia di Dio, prima appunto che conoscessimo la grazia del Signore, la salvezza, eh, la Bibbia ci dice che noi eravamo nemici di Dio. Eravamo diciamo sì lontani, ma non soltanto lontani, eravamo in guerra con Dio, eh, in guerra nel senso che proprio i nostri pensieri, un po' come il mondo di oggi, eh, come la società che noi vediamo attorno a noi: eh, ostile, contraria, tutto ciò che è secondo la volontà di Dio, tutto ciò che Dio ha stabilito. Tutto ciò che Dio appunto ha ordinato, o oh, c'è questa inimicizia, perché il peccato, come in Abel, eh, quel, eh, quella infiltrazione, eh, quel, quella ribellione che si era insinuata in Abel, aveva creato una spaccatura, un'inimicizia fra Abel e il suo re. E fratelli e sorelle, oh, nella vita dell'uomo il peccato produce questo, produce separazione, inimicizia nei confronti di Dio. E Dio non può, non può eh, diciamo sì, fare a meno di eh, esercitare il suo giudizio sul, sull'uomo, il suo giudizio sulla ribellione, il suo giudizio sul peccato. Ma gloria a Dio perché Dio nella sua, nel suo grande amore, nella sua immensa misericordia, ha mandato il suo Figliuolo Cristo Gesù eh? egli non aveva né bellezza né forma alcuna da attirare i nostri sguardi né apparenza da farcelo desiderare Gesù quando si è presentato eh, nel mondo egli non, non, non ha presentato quello che era secondo il criterio umano la forza umana eh, il potere umano eh, egli si è presentato come un umile servo Povero, eh? leggiamo che nella sua nascita non si, trovò, non si trovò anche albergo per lui. E poi anche nella sua crescita, eh, nel suo poi manifestarsi al mondo, e vi ricordate quando quell'uomo disse a Gesù di volerlo seguire? Gesù rispose, le volpi hanno le tane, gli uccelli hanno il loro nido, ma i fiori dell'uomo non hanno dove posare il capo. Povero, eh? egli si è fatto povero per arricchire noi e con la sua sapienza egli ha provveduto la salvezza. Amen. Ha fatto sì che eh, Dio eh, togliesse l'assedio, ha fatto sì che Dio eh, ritirasse il suo giudizio su questa città che di fronte a Dio in realtà è una cosa piccola. Che cos'è l'uomo? Che cos'è l'uomo? O oh, con tutto, magari, eh, il vanto che l'uomo cerca di presentare tutte le sue capacità, dice l'Apostolo, eh, la, la sapienza dell'uomo davanti a Dio è pazzia, è pazzia. Eh, Dio non, non proprio non Egli farà perire la sapienza dei saggi, annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Che cos'è l'uomo di fronte a Dio? È niente, è una piccola città, però che purtroppo in qualche modo si pone in una posizione di ribellione nei confronti del suo re. Ecco perché Dio non può fare a meno di esercitare il giudizio, ma gloria a Dio perché un uomo povero, saggio, ha salvato la città. A, possiamo dire ha provveduto la salvezza, ha provveduto la salvezza per ogni uomo, lo crediamo questa, questa sera, sì, perché la grazia di Dio è estesa per tutti quanti gli uomini, nel tempo della grazia, questo è il tempo in cui veramente eh, l'uomo che eh, si umilia davanti al Signore, che lo cerca, che lo invoca, trova grazia agli occhi suoi, non per i propri meriti, ma perché, perché qualcuno è intervenuto? Forse qualcuno che, appunto, non è, dice che è venuto il mondo, ma il mondo ha amato più le tenebre che la luce, disprezzato, eh, non considerato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, disprezzato. Egli ha parlato il vituperio, povero, secondo il concetto dell'uomo. Ma gli ha manifestato la sapienza di Dio, lì alla croce. E mediante quella sapienza l'uomo può essere salvato, liberato da quella condanna, da quel giudizio, da quell'assedio, da dove vengono le oppressioni, da dove vengono appunto i pesi del cuore dell'uomo, da dove vengono oh, le paure, le ansietà se non dal giudizio. La paura, dice l'Apostolo, è l'apprensione del castigo, questo uomo povero ha provveduto la salvezza. Qual è il problema? È che purtroppo nessuno conservò il ricordo di quell'uomo povero. Ma questa sera siamo qui per ricordare questo uomo povero. Amen. Amen? Amen? Siamo qui per ricordare quello che Gesù ha fatto per ciascuno di noi. È importante, fratelli. È importante che nel nostro cammino cristiano eh, non dimentichiamo quello che è stata l'opera ed è l'opera di Cristo Gesù nella nostra vita. È importante che noi conserviamo il ricordo che mentre eravamo ancora peccatori, mentre ancora eravamo peccatori, mentre eravamo in quella condizione di peccato, di ribellione, di nemicizia, di separazione, questa era la nostra posizione. Ora è probabile che ancora qualcuno si trovi in questa condizione. Allora, fratello, sorella, amico, amica, chiunque tu sia, oh, la parola di Dio ti ricorda che c'è stato appunto qualcuno che ha provveduto la salvezza, che in questo tempo Dio appunto fa conoscere agli uomini, dice l'Apostolo Paolo, egli ha usato pazienza verso i peccati del passato e fa conoscere oggi agli uomini. Amen. Oh, 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 Dio vuole che appunto in questo tempo l'uomo si ricordi di questo uomo povero. Se questa sera c'è qualcuno che a causa del peccato si trova in questa posizione, in questa condizione di questa città qui rappresentata, o sotto assedio, o legata, senza forza, misera, o senza possibilità di poter trovare salvezza con le proprie forze, o perché la sua condizione è una condizione di miseria, o perché c'è questo re che giustamente oh, esercita il suo giudizio, la sua autorità e questa città non può ribellarsi, non può da sé eh, trovare soluzione nelle proprie risorse personali. Infatti, dice qui l'ecclesiasta nella sua riflessione umana, non serve essere agili eh, per combattere, né essere eh, saggi per il nel pane, eh, né essere... E intelligenti per avere ricchezze abili perché purtroppo l'uomo in qualche modo dipende dalle circostanze dal tempo eh? queste sono le riflessioni dell'uomo che non trova soluzioni in se stesso che non trova soluzioni nelle proprie capacità una città piccola una città con dentro pochi uomini ma un uomo povero, con la sua soggezza, salvò la città, ma nessuno conservò il ricordo di quell'uomo povero. Questa sera vuoi tu ricordarti di questo uomo povero? Vuoi ricordarti questa sera che se tu cerchi eh, pace, se, se tu cerchi liberazione, se tu cerchi guarigione, se tu cerchi eh, una via d'uscita, Dio ha provveduto colui che è stato eh, offerto per la tua salvezza, colui che sulla croce ha manifestato la sapienza e la giustizia di Dio e che Dio ha provveduto per la tua salvezza. Lo vuoi ricordare questa sera? Alleluia, gloria al Signore. Vogliamo ricordarlo ogni giorno della nostra vita. Vogliamo ricordarci che senza la grazia di Dio noi non saremmo qui questa sera. Amen. Vogliamo ricordarci che senza la misericordia di Dio noi non potremmo realizzare quella pace, quella gioia che adesso invece ci accompagna in ogni momento del nostro cammino, anche nelle prove, anche nelle difficoltà. Perché il Signore ha provveduto il mezzo per la nostra salvezza. Noi, noi eravamo niente, eravamo miseri, senza forza alcuna, ma Cristo Gesù con la sua opera redentrice, ha provveduto la nostra liberazione. Alleluia. Signore, aiutami a non dimenticarlo mai. Aiutami, Signore, a non eh, dimenticare eh, quello che tu hai fatto nella mia vita, quello che io ero prima appunto di realizzare la tua grazia. Ecco perché eh, l'ecclesiaste invita, eh, invita proprio a... A ricordare, a ricordare la saggezza dell'uomo povero che è stata fondamentale per la salvezza di quella città. Invita a ricordare eh, quanto è importante che. Eh, non disprezziamo la saggezza dell'uomo povero, non soltanto a ricordare che grazie al suo intervento siamo stati liberati, siamo stati riscattati, siamo stati redenti, ma invita a non disprezzare quella saggezza perché quella saggezza ci accompagna, dice qui. Eh, allora io dissi: La saggezza vale più della forza, ma la saggezza del povero è disprezzata e le sue parole non sono ascoltate, Signore. Aiutaci invece a ritenere i nostri cuori. Quelle parole, oh perché quelle parole furono indispensabili, quest'uomo povero certamente non, non, non salvò la città con la forza dell'uomo, umana, Amen? E non prese delle armi per combattere questo re potente. Ma egli salvò la città come quella donna che salvò Abel, eh? con delle parole. Io, quella donna trovò grazia, infatti lo dice, la tua serva trovi grazia agli occhi tuoi. E noi ringraziamo Dio perché Cristo Gesù ha trovato grazia per noi davanti a Dio. Amen? Oh, grazie alla sua parola, grazie al suo intervento, il Signore ci ha liberati, il Signore ci ha redenti. Oh, quelle parole sono parole di vita per noi. Gesù disse, le mie parole sono spirito e vita. Amen? Sono Spito e Vita. Noi vogliamo questa sera dire, Signore, aiutami a non dimenticare quello che ha fatto Cristo Gesù per la mia vita, a non dimenticare quello che io ero senza il suo intervento, senza eh, la sua opera. Oh, io ero perduto, senza speranza, ero destinato alla morte, alla morte eterna, ma Egli è, ha operato in mio favore, Egli è intervenuto per la mia salvezza, ha interceduto per la mia liberazione. E allora non soltanto voglio ricordarlo, ma voglio anche ricordare le sue parole ogni giorno, non voglio disprezzarle. Non soltanto il mondo di oggi non ricorda. Sì, noi sappiamo che il mondo festeggia, il mondo cristiano, che si definisce cristiano, a Natale festeggia la nascita di Gesù a Pasqua, eh? e poi, ma tutto il resto, non c'è ricordo di quell'uomo povero e saggio. Eppure quell'uomo povero e saggio ha provveduto la salvezza per la città. Ringraziamo il Signore per questo uomo povero e saggio. Aiutami a non dimenticarlo mai, Signore. Amen. Sapete, quando uno conserva il ricordo eh, vuol dire che ne tiene in considerazione. Quando uno conserva il ricordo vuol dire che è importante per lui. Le cose che uno non considera le dimentica, le cose che uno non pensa che sono importanti le dimentica, ma quando invece noi consideriamo qualcosa che è fondamentale, che è importante, non la, non la dimentichiamo e in tempi come questi Dio ci aiuti a non dimenticare quello che Gesù ha fatto per noi. È importante, è fondamentale, perché senza quell'opera noi non saremmo qui questa sera. E allora non disprezzare le sue parole. Il mondo disprezza. Le parole dell'uomo saggio, dell'uomo povero e saggio. Eh? Oh, le ritiene come cose superate, come cose ormai che non hanno più valore, come cose antiche, vecchie. Oh, ma tu credi ancora a queste cose? Ma tu la pensi ancora così? Ma se è antiquato, se è antiquato, oggi il mondo ha cambiato idea su tante cose, eh, eh, sugli aspetti morali, sui valori, oh, tutto è stravolto. Dice la Bibbia che negli ultimi tempi gli uomini chiameranno bene, lo chiameranno male e il male lo chiameranno bene. Fratelli e sorelle, dimenticare, disprezzare le parole dell'uomo povero ma saggio significa andare incontro alla rovina. Significa andare incontro oh, a un sovvertimento delle cose che Dio stesso ha stabilito e di conseguenza proprio a, a realizzare la rovina. La rovina. Noi lo vediamo attorno a noi quello che sta accadendo, vero? Vediamo come oh, il pensiero dell'uomo, le sue teorie, i suoi, i, suoi, i suoi ragionamenti stanno producendo devastazione sotto ogni aspetto distruggendo le menti e i cuori anche dei piccoli fanciulli. Signore, aiutaci a non disprezzare le parole dell'uomo povero, ma saggio, di quell'uomo che si è fatto povero, perché Gesù non era povero, perché Egli è il Signore del cielo e della terra, ma Egli ha lasciato quella gloria, si è fatto povero, servo affinché io e te conoscessimo la sapienza di Dio. Gloria al Signore. Alleluia. Aiutaci il Signore a non dimenticare che per il Suo intervento siamo stati salvati. A non disprezzare le Sue parole, che sono parole che danno sapienza, intelligenza, per poter riuscire anche nelle cose della vita. Perché la saggezza, dice qui, la saggezza, le parole dei saggi ascoltate nella tranquillità. E noi ringraziamo Dio perché Dio ha messo pace ai nostri cuori, affinché queste parole potessero trovare un buon terreno nella nostra vita. Valgono più delle grida di chi domina fra gli stolti. Amen. La saggezza vale più degli strumenti di guerra. Ascoltate come conclude il discorso. Ma un solo peccatore distrugge un gran bene. Signore, aiutaci a ricordare che basta niente, basta poco per perdere anche quello che tu ci hai dato. Perché che ne è stata di questa città che a un certo punto ha dimenticato, non ha conservato il ricordo di quell'uomo povero? Non lo dice qui, ma sicuramente se quell'uomo povero, ma con la sua saggezza, salvò la città, una volta che la città dimentica, ha dimenticato, e poi non solo ha dimenticato, poi ha disprezzato quelle parole che quell'uomo povero aveva lasciato che erano stati strumento di salvezza, sicuramente è bastato poi una qualsiasi cosa, anche minima, per riportare la città nella medesima condizione di prima, se non anche peggio. Signore, questa, questa sera vogliamo tornare a nostre case dicendo al Signore aiutaci, preservaci, perché l'opera che Gesù ha compiuto per noi è un'opera grande, ma basta niente. Basta poco eh? per perdere quello che tu hai fatto nella nostra vita. Basta una certa superficialità, leggerezza, modo di fare eh? non eh, appropriato per eh, perdere quello che Cristo ha fatto per noi per ciascuno di noi e vorrei proprio concludere con le parole dell'Apostolo Pietro quando scrivendo la sua seconda epistola ci ricorda quanto è importante conservare nei nostri cuori il ricordo ma non come qualcosa del passato come qualcosa che ci riguarda ogni giorno quello che Cristo Gesù ha fatto per ciascuno di noi. Dice così l'Apostolo nel primo capitolo della seconda epistola, si esprime con queste parole quando esorta, incoraggia i credenti a non rimanere apatici, a non rimanere così superficiali, a non permettere al peccato, dice anche, che così facilmente ci avvolge. E noi possiamo, diciamo così, contrastare questa azione, con nostro impegno, con, con la nostra consacrazione, la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state largite le sue preziose e grandissime promesse. Perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che nel mondo a causa della concupiscenza. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno. Amen. Signore, tu, per la tua grazia, mi hai salvato. E mi inviti a non dimenticare quello che tu hai fatto per me, a ricordarmi quello che io ero prima della tua grazia. Mi inviti a ritenere nel mio cuore, nel nostro cuore, quelle parole di saggezza, di sapienza, che un giorno hanno raggiunto la mia vita e hanno cambiato la mia vita. Quelle parole di spirito e vita. Cristo Gesù. Signore, voglio fare anche io la mia parte. Lo vogliamo? Amen. E dobbiamo, eh, occorre che noi facciamo la nostra parte, occorre che noi non permettiamo più eh, e vogliamo dire: Signore aiutami in questo. Ecco perché non voglio dimenticare, ecco perché voglio ritenere il mio cuore, perché questo mi aiuta. Le parole dell'uomo povero e saggio. Voglio metterci il mio impegno. Eh, ecco quindi, c'è qui da parte vostra, metteteci ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, alla pazienza eh, l'autocontrollo, la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno, all'affetto fraterno l'amore. Oh, è un impegno nostro, Amen? È un impegno nostro, in poche parole: sì, dobbiamo ricordare. Dobbiamo ritenere i nostri cuori, dobbiamo ogni giorno eh, risvegliare la nostra mente intorno a quello che è la grazia di Dio. O oh, quello che appunto eravamo prima che conoscessimo il Signore, perché molto dopo lo dimentichiamo. Eravamo eh, sotto il giudizio di Dio, ma Gesù, oh, Egli ci ha liberato, Egli ci ha salvato. Amen. Vogliamo. Ritenere i nostri cuori quelle parole, non disprezzarle come il mondo fa, o oh, non vogliamo appunto dimenticare come, come il mondo dimentica, eh, non vogliamo disprezzare come il mondo disprezza. Ma vogliamo fare anche la nostra parte. Amen. Vogliamo veramente impegnarci. Non vogliamo permettere più al nemico, eh, al, al peccato di separarci da Dio. Perché, se queste cose, dice l'Apostolo, si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella né conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò. Fratelli, impegnatevi eh, sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Signore, questa sera, se forse un pochettino mi sono fatto distrarre, la tua parola mi ha ricordato che io sono quello che sono soltanto per la tua grazia. Amen. Che senza questa grazia ero morto nei miei falli, nei miei peccati, ero sotto il giudizio. Signore, allora aiutami a ritenere nel mio cuore ogni giorno le tue parole di sapienza, di, di intelligenza che mi guidano nel cammino della fede. Perciò Signore, io mi impegno. Amen? Mi impegno. Mi impegno in questo Signore. Voglio fare la mia parte. Eh? Oh sì, ricordo, ma non è, non è un ricordo così eh, eh, come se qualcosa ormai appartiene al mio passato ed è distante da me, ma è un ricordo che mi spinge ogni giorno ad attualizzare eh, quello che Gesù ha fatto per me perché se per il mondo egli è un uomo povero ed egli così si è presentato ma per me che l'ho conosciuto egli è il re dei re e il Signore dei Signori Amen. e quindi vogliamo pregare il Signore che Dio ci aiuti eh, a farsi che questa piccola città, che cosa siamo io e te? Una piccola città con pochi uomini, eh? ma è una città che è liberata, riscattata, dove adesso c'è la pace di Dio, dove adesso c'è la presenza del Signore. E allora vogliamo chiedere al Signore che Dio ci aiuti a, a impegnarci anche da, da parte nostra affinché questo appunto vada avanti ogni giorno del nostro cammino cristiano vogliamo pregare per quanti purtroppo in questo mondo non tengono più in conto eh? penso di poter fare da sé Disprezzano le parole le parole di Dio vogliamo pregare che Dio li aiuti che Dio li sostenga che Dio li salvi Amen? perché noi siamo chiamati a ricordare al mondo le parole dell'uomo povero ma saggio vogliamo alzarci in piedi gloria a te signore alleluia gloria a te signore c'è un canti che dice tieni viva la tua fiamma sì signore se il mondo ha dimenticato, se il mondo disprezza, come tuo figliuolo, Signore, come quella città liberata, che non dimentica, che non disprezza.